Uomini e donne, puntata di oggi. Tina ed il finto corteggiatore di Gemma. Nella puntata quotidiana di Uomini e donne, Tina ha fatto uno scherzo a Gemma, presentandole un falso corteggiatore. Si è parlato anche della sua frequentazione con Aldo e poi di Samantha. Ecco che cosa è successo oggi. La puntata si apre con Tina, che viene presentata da Maria De Filippi. Sembra già innervosita e la conduttrice lo fa notare. Poi, Maria annuncia che è successo qualcosa dopo la precedente puntata. Viene mostrato un video, dietro le quinte, in cui Nicola e Gemma scherzano insieme e lui le offre un caffè. Vivarelli le chiede se sarà occupata in serata. Gemma poi parla con Roberto, che la rassicura per quanto riguarda lo scambio di battute con Tina. La Galgani replica che la Cipollari non deve essere l'argomento principale delle loro discussioni. Roberto sostiene invece che lei si è stizzita per essere stata difesa. Lui ha solo parlato perché l'opinionista si è intromessa. In confessionale, Gemma si sfoga, dicendo che tutto gira intorno a Tina e che Roberto è la prova di quanto i cavalieri siano condizionati dalla Cipollari. La dama poi parla bene di Aldo, dicendo che è molto carino, una persona che ama alleggerire e quindi è un aspetto positivo. In studio, Gianni e Tina concordano sul fatto che Gemma guarda Nicola con occhi diversi. Gianni poi interviene per dire che ha visto un cavaliere dietro le quinte e che probabilmente è entrato per la Galgani. In effetti si fa entrare Fabrizio, ma come viene scritto, quest'ultimo è un attore invitato da Tina per fare uno scherzo a Gemma. È giovane ed affascinante e dice a Gemma di essere rimasto particolarmente colpito da lei. Le parla del suo segno zodiacale, ma immediatamente la Galgani dice che secondo lei è uno scherzo di Tina. La Cipollari la attacca, dicendo che l'ha fatto per dimostrare quanto sia infida. Gemma poi passa a parlare di Roberto e dice che il giorno prima non le ha risposto al telefono. È infatti arrabbiato perché accusa la Galgani di averlo interrotto mentre parlava con Tina. La dama racconta che durante la cena che hanno fatto insieme, lui ha continuato a rimproverarla e si è alterato per questa sua intromissione mentre parlava con la Cipollari. Maria De Filippi chiede se quindi hanno litigato per Tina, ma l'opinionista smentisce, dicendo che lei non c'entra niente. Roberto dice che invece è Gemma ad essersi offesa, perché lui voleva augurare buona fortuna a Tina e sperare di rivederla presto in studio, e la cosa l'ha fatta alterare. Alla fine, Gemma dice che ci sono delle evidenti differenze caratteriali e di conseguenza la loro frequentazione si chiude qui. Tina sostiene che questa del litigio a causa sua sia soltanto una scusa. Si passa a Samantha, che fa una bella esterna con Bodan e va tutto liscio. Poi va in esterna anche con Alessio, ma quest'ultimo, pur avendo preparato tutto per lei, compresi dei bigliettini, non si presenta, lasciando Samantha in lacrime. In studio, la tronista lo attacca e dice che in amore vince chi fugge, solo finché si è al liceo. Alessio spiega che ha fatto questo gesto per non farsi dare per scontato, dato che lei ha sminuito i loro approcci fisici. Samantha piange di nuovo, dicendo che soffre di sindrome dell'abbandono e che lui non doveva comportarsi così, quindi è l'ultima volta che glielo permette. Finisce così la puntata di oggi. Voi, che cosa ne pensate? Credete che sia stato divertente lo scherzo di Tina? Oppure è stato irrispettoso verso Gemma? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.